Buongiorno bambini, ben ritrovati. Oggi vi leggo la storia di Cappuccetto Verde. È stata scritta da un signore di nome Bruno e di cognome Munari. Questo signore amava tanto i bambini e così decise di raccontare questa storia un po' uguale a quella di Cappuccetto Rosso e un po' diversa. In una piccola casetta in mezzo a un prato abitava Cappuccetto Verde. È una bambina tanto buona e simpatica. Un giorno sua mamma le mise in testa un cappuccetto fatto di foglie verdi, molto ridicolo, ma a Cappuccetto piaceva tanto che lo teneva sempre in testa. Se lo toglieva solo quando andava a dormire. Una rana di nome Verdocchia è molto amica di Cappuccetto Verde e giocano sempre assieme. Ma Cappuccetto Verde ha anche altri amici e amiche. C'è Zip, che è una cavalletta verde, e ha questo nome perché all'improvviso salta via come una molla. Poi c'è Giuseppa, la tartaruga, e Pisellina, la lumaca, che fanno sempre delle gare di velocità. E Zip scherza, con loro saltando sull'una o sull'altra. La mamma di Cappuccetto Verde ha un regalino da portare alla nonna Cicalina, che abita in un'altra casetta dopo il bosco. È un bel cestino fatto di rami verdi intrecciati, con dentro una bottiglia di menta, del prezzemolo, dell'insalata, un pacchettino di carta verde a disegni verdi, con dentro del tè di menta. Portami questo cestino alla nonna, dice la mamma a Cappuccetto Verde. E Cappuccetto si mette il vestitino verde, le scarpe verdi, con le calzine verdi. Mi raccomando, dice la mamma, quando attraversi il bosco, stai attenta ai pericoli. Guarda dove metti i piedi. Non sporcarti. Non perdere la strada. Non disturbare le formiche. E torna indietro presto. Vieni con me, Verdocchia, dice Cappuccetto Verde. Poi dà un bacio alla mamma ed esce dalla sua casa per andare dalla nonna. Dopo pochi passi, ecco che si vede subito il bosco, con la sua luce verde. Cappuccetto cammina con passo sicuro, portando il cestino con dentro la roba per la nonna. Com'è bello il bosco! Ci sono foglie dappertutto, davanti, dietro, sopra e sotto. Foglie di ogni tipo, strette, larghe, lunghe, coi dentini o lisce, foglie che pungono, foglie morbide. La rana Verdocchia si diverte a saltare come una matta. Salta sulle grandi foglie, salta sui sassi, salta sull'erba. Cappuccetto Verde cammina svelta, ascoltando il cinguettio degli uccelli. Il bosco diventa sempre più pieno. Cappuccetto va per il suo sentiero. Cappuccetto passa dietro una grande roccia. Il lupo! La bestiaccia nera vuole spaventare Cappuccetto Verde per rubarle il cestino. Salta fuori all'improvviso da dietro la roccia dove si era nascosta. Ma per fortuna era la fine del bosco. E Cappuccetto Verde corre fuori dove il lupo non va, perché ha paura di essere visto e preso dalla gente. Il lupo segue Cappuccetto Verde con lo sguardo rabbioso, nascosto dietro un cespuglio, e già pensa di saltarle addosso quando sarà arrivata a casa della nonna. Cappuccetto corre verso la casa della nonna. Ma dov'è Verdocchia? La rana non c'è più. Dove sarà? Dove sarà la rana? Presto, presto, venite tutti, dice Verdocchia ai suoi amici. Cappuccetto Verde è in pericolo, c'è il lupo. Corriamo a salvarla. E via, tutti in un balzo. All'improvviso il lupo è assalito dalle rane. Non capisce cosa succede. Cerca di accapparle con le sue zampacce, si agita, si dimena e intanto le rane lo assaltano da tutte le parti. Gli saltano sul muso, sono più svelte di lui. Il lupo crede che siano tante e tante, come un grande temporale, e alla fine ha il fiato grosso.
gli gira la testa e sta male. Intanto Cappuccetto Verde è arrivata a casa della nonna. Il lupo, tutto sbuffante, si allontana. Verdocchia lo minaccia ancora. Via, via! Cappuccetto suona il campanello ed entra nella casa. Eccoci qua. Ora lascio a voi la ricerca di questo fantastico libro, Cappuccetto Verde, del signor Bruno Munari.